Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Scusate, guardo a terra perché è sabato mattina, sto facendo le pulizie, come vedete sulle sedie, ma mio marito, nonostante io abbia l'attinecco, si ostina a far partire il robottino in cucina, perché dice che almeno così lui già raccoglie cose e poi io in teoria sono agevolata. È vero, sono agevolata poi a pulire con la mia Tineco, ma il robottino spacca i maroni, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, non è molto femminile, molto signorile, ma insomma tutte le volte che sono qua, adesso è andato di là, lui viene e deve girarmi sui piedi. Allora, come avete visto, ho aperto il video facendo colazione con un prodotto che per me è un prodotto novità, ma che non è un prodotto novità perché ormai c'è da qualche mese. Sto parlando di queste tartelle al cuor di mela. Allora, io amo la mela, amo la torta di mele, amo le tartellette, insomma mi piacciono tantissimo. Ho aspettato un pochino a comprarle perché la mia amica Stefania, del canale Stefania Home & Beauty, le aveva provate appena uscite e aveva detto che non gli erano piaciute tantissimo. Siccome io di lei mi fido, perché tutto quello che lei va a presentare sul suo canale, la sua sensazione è anche spesso la mia sensazione, ho aspettato un po' a comprarle. Però poi mi sono detta, allora, un conto è provare un prodotto che ha una riuscita oggettiva, cioè se voi provate un detergente e lo sporco più o meno è lo stesso sporco della persona che l'ha provato, può darvi un'impressione obiettivamente oggettiva. Invece per quanto riguarda sapori e profumi e odori, a mio avviso è una cosa molto soggettiva, un po' come la bellezza. A uno può piacere una cosa, a un'altra persona può magari non piacergli. Quindi quando le ho viste, dopo 3 o 4 volte che le vedevo all'U2, la prima volta non le ho preso, ho detto no, ma tanto Stefania ha detto che non sono buone. La seconda volta ho detto però forse potrei assaggiarle, anche perché l'immagine a mio avviso è molto accattivante. La terza volta non le ho prese, ieri sono andata all'U2 e cercavo i brownie della Milka per i bambini che non ho trovato, li ho rivisti, erano lì che mi chiamavano e continuavano a dire Monica prendici, e alla fine le ho prese. Dovevo fidarmi di Stefania, ok? Non mi è piaciuta, cioè oddio, non è una cosa, sono 6, le finirò sicuramente. Però non hanno, hanno un po' disilluso le mie aspettative. Allora, io immaginavo che fosse fuori la parte, la crosta, diciamo la base, la crosta, che fosse di pasta frolla. Il dentro ovviamente di mela, ma tanta mela come fa a vedere qua, e sopra tipo plum cake. Ecco, cioè l'immagine mi evocava questa sensazione. Invece sono un po' gommose, cioè anche questa sotto che dovrebbe essere una frolla, perché secondo me loro volevano fare una frolla, in realtà è un pochino molliccia, come se fosse una frolla un po' cossa, un po' lì da qualche giorno. Il ripieno di mela un po' scarso, cioè niente di che, qualche pezzettino, forse un po' di confettura, ma niente di particolarmente stimolante per le papille gustative, e la parte sopra è esattamente come la parte sotto, quindi di quella frolla che sa un po' di posticcio. E tra l'altro anche abbastanza caloriche, ricche di grassi, perché sono 200 calorie a tartelle, grassi saturi, l'11% del fabbisogno giornaliero, i grassi normali il 10%, carboidrati, zuccheri, insomma, no, devo dire che Stefania aveva ragione, non ve li consiglio per nulla. Allora, siamo qua in cucina, ho fatto colazione, ho visto che il cassettone dove abbiamo
le meraviglie, i dolciumi, ha bisogno di essere un pochino sistemato, quindi andiamo a sistemarlo. Sto lasciando dormire Federico, ma dobbiamo uscire, dobbiamo andare da Decathlon, perché Federico la settimana che viene andrà in gita 2 giorni alle Cinque Terre e gli serve o un paio di scarpe da ginnastica o un paio di scarpe da trekking. Scarpe da ginnastica ovviamente non con la suola liscia, ma con un po' di carro armato. Adesso appena si sveglia, lo sveglio fra poco, anche perché sono già le 9:30, da quando è a casa ha preso un ritmo un po' strano perché è stato male, quindi ha dormito tanto durante il giorno, la sera fa fatica a addormentarsi, la mattina fa fatica a svegliarsi, ma lunedì ritornerà a scuola e quindi ha bisogno di rimettersi in pista. Sistemo qui e poi vado a svegliarlo, o lo sveglio subito. Adesso decido un attimo, intanto io vado. Ovviamente vado a svuotare il cassetto e nel frattempo trovo cose vuote abbandonate lì, probabilmente dai bambini, anzi non probabilmente, sicuramente. Aspiro con la Dyson e vado a lavare l'interno del cassetto con questo detergente al sapone alga che sapete mi piace tantissimo. Vado a sciacquare sotto acqua corrente i contenitori, dopodiché vado ad asciugarli e vado a riposizionarli all'interno del cassetto, mettendo a posto tutto, togliendo tutte le brioche dalle confezioni e cercando di dare un senso alle nostre merendine. Allora, ho sistemato il cassetto, adesso vi giro l'inquadratura, vi faccio vedere come l'ho sistemato. Mancano un po' di cose, come avete visto sono andata a segnare su un foglio tutto quello che è da comprare, perché il Nesquik è quasi finito ma non mi hanno detto niente. Hanno lasciato dentro barattoli di Nutella e pandistelle vuoti e non mi hanno detto niente. La cosa che volevo farvi vedere, che ve l'ho già fatta vedere in un altro video ma ribadisco questa cosa perché mi piace molto, la Ferrero, come vedete qua ho la confezione delle Fiesta e delle pane choc si chiamano, sì, ha deciso di fare gli involucri delle brioche di carta, che a mio avviso è davvero una mossa decisamente ecosostenibile, ok? L'involucro? No, ok. Però c'è da dire che i sacchettini che contengono le brioche è di plastica. Infatti adesso stavo leggendo e c'è scritto: l'incarto interno della singola merendina resta in plastica per garantire la sicurezza del prodotto e assicurare la qualità e la bontà di cui si è affezionati. Quindi c'è un motivo per cui non hanno fatto l'involucro di carta anche delle singole merendine, ma il fatto che abbiano deciso di fare l'involucro di carta della confezione mi piace molto. Credo che anche Molino Bianco o altri brand dovrebbero adottare questo sistema, perché il nostro pianeta è importante. Allora, vado a vedere Federico perché l'ho svegliato prima di iniziare a sistemare, ma non è ancora sceso e quindi secondo me si è rimesso a dormire, e noi ci vediamo dopo. Ok, allora vedete, niente di che, le mie solite 2 cestine con le briochine, ho cercato di metterle dentro per tipologia di brioche, sta arrivando il robottino,
Dentro quella confezione delle gocciole ci sono i cioccolatini, Nesquik, le cannucce e i cereali. Manca un po' di roba, mancano biscotti, i brownie, insomma manca qualcosina, però oggi quando esco vado a prenderli e poi farò rifornimento. Allora ragazzi, siamo io e Federico, stiamo andando da Decathlon, come vi dicevo. Abbiamo fatto un po' tardi, a mano davanti alla bocca quando si tossisce. Abbiamo fatto un po' tardi, adesso entriamo e poi dobbiamo fare altre due commissioni, ci vediamo dopo. Ok, allora ragazzi, siamo tornati a casa, sono come al solito nel mio regno, ho lavato scarpe, ho lavato indumenti, adesso vado a finire di sistemare quelle cose perché sono uscita di casa che non c'era nulla in giro, in lavanderia era perfetta. Ma poi ovviamente lava, asciuga, fai e ritorna sempre un gran caos. Allora, abbiamo trovato le scarpe, ve le faccio vedere al volo. Alla fine abbiamo preso proprio delle scarpe da trekking, perché Federico, tra l'altro quelle che costavano meno, perché ovviamente a Federico non piacevano, perché belle, non si può dire che siano belle le scarpe da trekking, il paio che gli piaceva era un paio di scarpe da 70 euro, ma onestamente 70 euro per delle scarpe, scusate dei capelli inguardabili, dovrei lavarli, per delle scarpe che gli servono solo in gita, che utilizzerà solo in questo contesto. Tra l'altro il piede gli sta crescendo, infatti ho dovuto prendere un 37 e noi abbiamo provato il 36 perché il suo numero è il 36. Insomma, mi sembrava un po' uno spreco e quindi gli ho detto: senti Federico, facciamo così, siccome quelle da ginnastica erano comunque tutte lisce sotto, non erano fatte con il car armato, non abbiamo trovato un paio che potesse andare bene, gli ho detto prendiamo quelle che costano meno, quelle che ti senti meglio i piedi e così tagliamo la testa al toro. Comunque ragazzi, io come al solito volevo ringraziarvi per aver passato il vostro tempo in mia compagnia, volevo salutarvi, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto lasciate un dislike, lasciate un commento se avete voglia di commentare, se siete passati sul mio canale per caso e non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video.